Abbiamo visto come primo atto della carità la beneficenza e abbiamo anche definito il significato di beneficenza da non confondere con l'elemosina. Ora, come secondo atto della carità, dobbiamo valutare l'elemosina. Sull'elemosina abbiamo 10 articoli, quindi ne prenderemo in considerazione in questa lezione i primi 5. Videtu, sembra che dare l'elemosina non sia un atto di carità. È evidente che Tommaso dice no, l'elemosina è un atto di carità. Vediamo subito il cuore dell'articolo. C'è una citazione da Giovanni: se uno avrà dei beni in questo mondo e vedendo suo fratello nella necessità gli chiuderà il proprio cuore, come la carità di Dio potrà dimorare in lui? Domanda evidentemente retorica, però stiamo parlando se uno avrà dei beni in questo mondo. Faccio notare che questa questione è molto importante perché fa riferimento alla proprietà privata. È evidente che non siamo nella prospettiva del comunismo. Il comunismo ha fallito. Il comunismo ha fallito perché ha fatto leva esclusivamente sulla lotta di classe e su una prospettiva puramente materialista, sebbene ci siano dei vescovi che dicono che marxismo e cristianesimo superiore sono la stessa cosa. Questi probabilmente non hanno mai neanche studiato né filosofia né teologia. Qualcuno potrebbe dire, ma anche la carità ha fallito presso i cristiani, perché ci sono dei cristiani che muoiono di fame, c'è invece chi si dice cristiano e vive nell'abbondanza. E perché, amici miei, c'è una cristianità che si sta confondendo col cristianesimo. Un conto è una cultura, una certa cultura cristiana vaga, dove uno si proclama cristiano, un conto invece è vivere da cristiani. E noi abbiamo decine di migliaia di esempi, cominciando dagli ordini religiosi che sono sempre stati presenti nella Chiesa e anche in riferimento ai laici che si sono legati a questo progetto di amore e di servizio, che hanno realizzato questa rivoluzione, soltanto che questa rivoluzione è silenziosa, non ha mai ammazzato nessuno, non ci sono milioni e milioni di morti, sto parlando di coloro che si sono messi a servizio e che sono stati veramente cristiani, e allora non fa presa, non fa notizia e non la troviamo sui testi di storia. È la storia alternativa. Perciò chi è cristiano veramente deve poter condividere i propri beni con i propri fratelli. Questo è un principio fondamentale. Come deve avvenire questa cosa? È la riflessione di questa questione, a cui io aggiungerò anche le mie riflessioni, perché secondo me c'è qualche cosa qui di molto importante, che forse ai tempi di Tommaso era rispettato, almeno da una buona parte, da una buona fetta della società cristiana. Oggi nell'Occidente ci stiamo dimenticando completamente di questa prospettiva cristiana. Si vive nell'abbondanza e non si capisce che i doni che abbiamo ricevuto da Dio dovrebbero essere messi a servizio dei fratelli. Comunque, vediamo cosa ci dice Tommaso. Gli atti esterni vanno riferiti a quella virtù cui appartiene il movente che spinge a compiere codesti atti. Ora, il movente che spinge a fare l'elemosina è l'intenzione di soccorrere chi è in necessità. Perché altrimenti non potremmo parlare di elemosina, ma potremmo parlare di regalo, di un'elargizione, di un presente. Questo movente appartiene alla misericordia. Avere quindi un cuore attento per il misero. Poiché la misericordia, come abbiamo visto, è un effetto della carità, ne segue che fare l'elemosina è un atto di carità,
dettato dalla misericordia. E sempre la stessa minestra. La carità ci fa essere misericordiosi verso chi ha bisogno. Ma come si fa a essere misericordiosi da un punto di vista pratico, attraverso l'azione? Ebbene, attraverso, in riferimento evidentemente a chi ha bisogno, attraverso l'elemosina. Qui ci sono delle obiezioni che vorrebbero contestare l'elemosina come atto tipico della carità. L'elargizione dell'elemosina può esserci anche senza la carità, come dice San Paolo. Se anche distribuisse ai poveri tutto quello che ho e non avessi la carità, quindi distribuire ai poveri e non avere la carità. Io mi ricordo una persona, parliamo di tanti anni fa, che allora c'erano ancora fuori dalla chiesa dei mendicanti che chiedevano l'elemosina, e questa signora più di una volta lasciava cadere nel cappello, nella ciotola dell'indigente del denaro, ma con un'aria di sufficienza che a me non era mai piaciuta. Io una volta mi accostai, ma ancora giovanissimo, chiedendo: ma perché fare l'elemosina? Lei ogni volta era una tappa sicura, però era il modo con cui veniva elargito quel denaro, e non era poco, non era poco. D'altra parte il soggetto era quanto mai denaroso, poteva molto. E mi disse con aria di sufficienza, che sul momento, vi dico sinceramente, non destò in me nessuna riflessione particolare, per acquistare meriti, per meritarmi il paradiso. Possiamo definire questa elemosina? Doudes? Ecco che vale il pensiero di Paolo: se anche distribuisse ai poveri tutto quello che ho e non avessi... Tu hai fatto l'elemosina, sì, ma quella non è una elemosina dettata dalla carità. Infatti Tommaso risponde: un atto può appartenere a una virtù in due maniere, attenzione, che l'esempio viene portato su un argomento che non è necessariamente la carità. Allora, un atto può appartenere a una virtù in due maniere. Primo, materialmente. E codesto atto può essere senza la virtù. Molti, infatti, spinti dalla ragione naturale, dal timore, dalla speranza di acquistare qualche cosa, compiono cose giuste senza avere l'abito della giustizia. Senza avere l'abito della giustizia. Secondo, quando non c'è solo la materia, ma c'è anche la forma. Attenzione che il forma, formalmente, da un punto di vista filosofico, non è da intendere come lo intendiamo noi oggi, per cui queste azioni, questo procedere a protocollo, molto spesso si occupa esclusivamente dell'apparenza. La forma qui ha un valore ben differente, è l'essenza di un'azione, è lo spirito, no? Non è puramente la legge, non è la materia, non è la legge che mi dice devi compiere questa azione perché altrimenti li buschi, devi compiere questa azione così ti diamo un premio. No, la forma è un'altra cosa. Se vogliamo parlare di carità, ci deve essere la forma della carità, e allora l'atto di giustizia lo si fa con prontezza, con gioia. Qui abbiamo perciò l'azione virtuosa, perché abbiamo l'essenza di quell'azione che fa di quell'azione una virtù, un atto di una virtù. Perciò dare l'elemosina materialmente può sussistere senza la carità.
ma fare l'elemosina formalmente, cioè per amor di Dio, con prontezza, non può concepirsi senza la carità. Capite? Io do quell'elemosina per amore di Dio, per amore del prossimo, perché anche il prossimo è mio fratello, perché quella fratellanza è stata determinata dall'adozione in Cristo. Stiamo parlando della comunità cristiana, perché poi quando si esce fuori una comunità non più cristiana, ci sono dei se, dei ma, dei forse. Non che non si debbano amare le persone che non sono cristiane, ma prima, abbiamo detto, ci sono le persone più vicine, genitori, figli. Poi ci sono coloro che appartengono alla nostra fede, che sono fratelli in Cristo. Perché una fratellanza così vaga di questo umanitarismo, che non si sa bene su quali fondamenta poggi, non ha nulla a che fare col cristianesimo. Perciò c'è la comunione in Cristo, che non è una comunione puramente materiale, ma una comunione di fede. E così dice Paolo. Perciò io vedo nel fratello una creatura di Dio, ad immagine di Dio, che partecipa di quella redenzione che lo fa essere mio fratello e fratello di Cristo per adozione. L'elemosina viene enumerata tra le opere riparatrici. Daniele 4:24, riscattati con l'elemosina i tuoi peccati. Ma la riparazione è un atto di giustizia, se lo consideriamo riparatrice. E fa notare Tommaso, faccio che leggere anche l'argomentazione 3, perché la risposta è poi la stessa. Offrire un sacrificio a Dio è un atto di latria, vi ricordate? Adorazione alla Trinità. Ebrei 13:16, non vi dimenticate di fare del bene e di comunicarne ad altri, poiché di tali sacrifici Dio si compiace. Fare del bene, fare l'elemosina. Dunque, fare l'elemosina non è un atto di carità, ma piuttosto di latria. Quindi, nel primo caso, l'obiezione ci dice fare l'elemosina è un atto di giustizia, se è una riparazione. Se invece è un sacrificio a Dio, è un atto di latria. Dunque, non è un atto di carità. Sia per l'uno che per l'altro pensiero, Tommaso risponde così: niente impedisce che un atto, il quale appartiene formalmente a una data virtù, si possa attribuire ad un'altra virtù che lo comanda e lo ordina al proprio fine. Ecco come l'elemosina viene enumerata tra le opere riparatrici, in quanto la compassione per chi soffre è ordinata a riparare una colpa, in quanto poi viene ordinata a placare Dio all'aspetto di sacrificio, e così viene comandata dalla virtù di latria. Quindi un'opera di carità rimane pur sempre un atto di carità, potrebbe anche essere allo stesso tempo un atto di giustizia e un atto di latria, di non solo devozione, ma di sottomissione, di adorazione a Dio. Andiamo all'ultima obiezione. Il filosofo insegna che dare qualche cosa per il bene è un atto di liberalità. Ne abbiamo già parlato. Non c'è dubbio. Anche in questo caso c'è l'atto di carità accompagnato anche da un atto di liberalità. Il fare elemosina appartiene alla liberalità, in quanto la liberalità elimina gli ostacoli di questo atto. Quindi si dà con gioia, si dà con piacere. Ma di per sé è anche un atto di carità. Eliminando gli ostacoli, ecco che con maggiore facilità si può anche donare in nome di quella carità di cui abbiamo detto. Perciò un atto di carità può anche essere un atto di liberalità, un atto di latria, un atto di giustizia. E abbiamo in questo modo chiarito che cos'è l'elemosina in riferimento alle altre virtù. Passiamo all'articolo 2. E adesso affrontiamo l'impegno più gravoso, che mi mette poi in dubbio se riesco a affrontare 5 articoli nella stessa lezione. Perché? Perché ci sono
le sette opere di misericordia corporale e spirituale, che secondo me dovrebbero occupare un'intera lezione. Non so se ce la facciamo bene, se non ce la facciamo ci fermiamo qui e posticiperemo gli altri articoli. Dunque, vediamo, si parte da un videtur, da un'obiezione abbastanza vaga, sembra che i vari generi di elemosina non siano ben enumerati. Vabbè, poco importa, a noi interessa adesso vedere cosa ci dice Tommaso. E Tommaso fa riferimento alle parole di Gregorio, Gregorio Magno, che così ci presenta la possibilità delle opere di misericordia. Chi ha intelligenza cerchi in tutti i modi di non tacere. Ricordatevi sempre, valutando il momento opportuno, il tempo opportuno, cercando di non mancare di prudenza, cercando di non mancare di rispetto, anche in riferimento a chi noi dobbiamo portare questo rispetto. Chi ha abbondanza di beni stia attento a non arrestarsi nella misericordiosa elargizione. E qui, scusatemi, ma io non riesco a non essere polemico, ma Dante mi ispira e Gregorio ci dice: chi ha l'arte di governare cerchi con impegno di farne partecipi gli altri, assicurandone i vantaggi e l'utilità a favore del prossimo. Già allora Dante, riferendosi nel sesto canto del Purgatorio ai suoi cari concittadini fiorentini, cosa scriveva? Molti rifiutano lo comune incarico. C'è gente onesta che non si sente di prendere degli incarichi politici perché non si sente all'altezza. Ma il tuo popolo fiorentino, e oggi direi i rappresentanti del popolo italiano, francese, tedesco, inglese, sollecito, risponde senza chiamare, grida: io mi sobbarco, io sono pronto. Perché sono pronto? Perché l'arte di governare dovrebbe avere di mira il bene dei cittadini e non i vantaggi e l'utilità del proprio portafoglio, considerando le prebende che i nostri esponenti politici incamerano ogni mese. Eppure la Chiesa, nei suoi esponenti di maggior spicco, stranamente non dice nulla. Chi ha l'opportunità di parlare ai ricchi tema di essere condannato per non aver trafficato i talenti, se potendolo non intercede a favore dei poveri. Chi è che oggi ricorda i potenti, coloro che hanno il potere politico e coloro che hanno il denaro, possiede il denaro e il soggetto ha i talenti per parlare, ha i talenti per prendere posizione? In modo ben chiaro e definito, non in modo vago, ma puntando il dito contro le responsabilità di ciascheduno, parla ai ricchi per ricordare ai ricchi le condizioni del povero. Vedete, Gregorio, l'intelligenza, l'abbondanza di beni, l'arte di governare, la possibilità di parlare ai potenti, ai ricchi, a coloro che sostanzialmente hanno in mano le sorti di questo mondo. Questa è solamente la premessa. Andiamo adesso a rispondere. La ricordata enumerazione dei vari tipi di elemosina è desunta ben a ragionare dai vari difetti del nostro prossimo e naturalmente anche dei nostri, però visto che siamo noi che dobbiamo esercitare le opere di misericordia, dobbiamo vedere quali sono le condizioni del nostro, con difetto, noi parliamo di deficienza, anche non voluta, no?
perché c'è già subito chi si alza e dice non dobbiamo guardare i difetti degli altri, noi dobbiamo guardarli, perché se possiamo andare in aiuto di chi è in difetto non è il nostro diritto, è il nostro dovere intervenire. La storia della privacy è una delle tante porcherie che mettono da parte la carità e si dimenticano che noi abbiamo dei doveri ben precisi come fratelli di una comunità cristiana. E vediamo quali sono questi doveri, che non sono vaghi, no? Non devono seguire le mode dei vari partiti politici. Innanzitutto ci sono le miserie corporali, che possono capitare durante la vita o dopo la vita. Durante la vita possono mancare delle cose importanti di cui uno ha bisogno. Ci sono i bisogni interni, cibo solido e cibo umido, quindi fame e sete. Ecco perché diciamo che una delle opere di misericordia è dar da mangiare agli affamati e l'altra è dar da bere agli assetati. Poi i bisogni ordinari, che sono due: vestito e alloggio, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini. Poi ci sono dei bisogni speciali che possono essere determinati da una causa intrinseca, che è la malattia, quindi dobbiamo curare gli ammalati, oppure una causa estrinseca, riscattare i prigionieri. A quel tempo si cercava di riscattare quegli schiavi che erano stati schiavizzati dai saraceni nelle loro scorrerie. Oggi noi non c'è dubbio che abbiamo dei doveri verso gli immigrati. Il problema sta nel fatto che molto spesso, in nome di queste opere di misericordia che si conoscono bene e che si sa che sono doveri ben specifici del cristiano, c'è chi ne approfitta. E c'è un vero e proprio ricatto vergognoso, per cui spesso i cristiani sono messi alla prova. Ecco perché io insisto sempre: è necessario una comunità cristiana operante. I cristiani non devono essere strumentalizzati dalle forze politiche. E quindi il lavoro verso quelle comunità cristiane povere, e l'abbiamo qui vicino, l'Africa, non c'è bisogno di andare in Estremo Oriente o andare a finire in America, ce l'abbiamo qui vicino, l'Africa, è un lavoro che doveva essere iniziato già 50 anni fa con la Popolorum Progressio. Non bastano soltanto le missioni, c'è un lavoro di collaborazione tra le parrocchie, le parrocchie ricche e le parrocchie povere, o le circoscrizioni parrocchiali, perché ormai le parrocchie oggi non hanno più il parroco e quindi si mettono assieme 2, 3, 4, 5, 6, 10 parrocchie. Però c'è un dovere ben preciso per non essere strumentalizzati dalle forze politiche, che fanno tutto non per misericordia ma solamente per cupidigia, perché hanno degli interessi, abbiamo visto nell'articolo precedente. Io mi faccio vedere disponibile ad accogliere questa povera gente, ma in realtà queste scelte hanno dietro la facciata esclusivamente degli interessi. Dopo la vita indubbiamente c'è la sepoltura, su cui rifletteremo, ma poi ci sono i bisogni spirituali. Innanzitutto bisogna chiedere l'aiuto di Dio per i nostri fratelli e c'è la preghiera. Poi, offrendo l'aiuto fraterno ai nostri fratelli, perché ci possono essere delle deficienze dell'intelletto, sia quello speculativo che quello pratico, e qui ci siamo. Di nuovo c'è un vuoto nella nostra comunità cristiana. Manca l'insegnamento, manca il consiglio, manca la presenza dei pastori. Ecco che di lì viene fuori una serie, un numero terribile di cristiani che si perdono, ed è ancora fortuna quando si perdono tra le grinfie dei testimoni di Geova, che sostanzialmente poi
ripetono l'errore ariano, ma si coniugano con gli insegnamenti di Cristo. Quando si perdono invece in altre direzioni, tra abortisti, pro-droga, pro-eutanasia, allora voi capite che l'insegnamento e il consiglio delle guide dovrebbe essere molto più incisivo. Io so soltanto, e ancora lo ripeterò, che ho conosciuto in questi 25 anni decine e decine e decine di testimoni di Geova. E purtroppo la storia è sempre la stessa. Il cristiano che va là e va dal parroco e dice: io non voglio più essere cattolico, mi cancelli dai registri del battesimo, io mi sono convertito ai testimoni di Geova. E il parroco che dice: ma sì, sì, va pure. Ma stiamo scherzando? Come va pure? Tu hai il compito di mettere assieme, prima di organizzare gite, prima di organizzare feste patronali con mangiate varie, prima di organizzare tutto ciò che assolutamente non è importante, ci sono le opere di misericordia, le opere di guida, che coinvolgono evidentemente anche i laici. Insegnamento e consiglio. Ma poi c'è la consolazione, non solo a parole, no? Ecco perché sono importanti anche le opere misericordia corporali. Le deficienze dovute alle passioni delle potenze appetitive, la più grave delle quali l'afflizione, la tristezza, e ad essa si rimedia con la consolazione. E io continuerò ad insistere, a ripetere fino alla nausea, voi mi perdonerete, ma quanti si sono buttati dal ponte che io vedo qui dalla finestra? Ma quanti? Questa gente era disperata. Cosa gira per la testa a chi è disperato e non trova la consolazione né dei parenti, né delle guide, né da nessuno. Si trova da solo. Ora noi mettiamo sulle rete dei ponti: guarda che puoi trovare aiuto, e ci mettiamo il telefono. Ci vuole lo psicologo. Lo psicologo farà mai nulla se noi non crediamo in un aiuto superiore, se noi non crediamo nella carità dei fratelli, se crediamo di poter risolvere tutto così nella nostra pochezza del nulla. Terzo, ci sono le deficienze dovute a disordine di certi atti. E allora c'è chi pecca. Ma se io mi permetto di considerare una cosa così importante, c'è già subito chi avanza e dice: ma non puoi giudicare. Ma io non sto giudicando, io vedo che il fratello sta commettendo degli atti che sono di una gravità terribile, e cerco di correggerlo con amore, con carità, con tutte quelle attenzioni, ma che poi, se non ti ascolta, puoi anche intervenire in modo deciso. Ma chi ti dà questo diritto? Il diritto di essere fratello. E non è un diritto, è un dovere. Correggetevi a vicenda, dice Paolo. E di nuovo viene fuori la privacy, io non posso mettere il naso su questioni che non mi riguardano. Beh, l'avevo raccontata la storia di una volta, attendevo il mio turno nella sala di attesa dal medico, e c'erano queste nonne che poi molto giovani, di 60 anni, no? E raccontavano le storie dei figli, uno separato, l'altro diviso, l'altro divorziato, e come concludevano? Gente che io vedevo poi in chiesa: ma non possiamo dire niente, ormai le cose vanno così. Ma come le cose vanno così? Ma stiamo scherzando di nuovo? Le cose vanno così per un laico, per un ateo, per un non credente, ma un cristiano non può percorrere questa strada. La correzione. In secondo luogo, dal lato di chi subisce la colpa, perdonando l'offesa, è evidente. È chiaro che se ho offeso Dio o il prossimo, la cosa non dipende da noi, perdonare, dice giustamente Gerolamo. Poi ci sono le tristi conseguenze dell'atto disordinato, che gravano su quelli che convivono col peccatore. A parte
certe quisquiglie che si possono sopportare, ma pensate un po' a quelle famiglie che hanno il figlio drogato, pensate a quelle famiglie dove il padre si ubriaca tutti i giorni, pensate a quelle famiglie dove ci sono dei componenti che sperperano il denaro nel gioco, e avanti di questo passo. E allora che fai? E beh, sopporti questa situazione, Cristiana, fin quando puoi, fin quando evidentemente la cosa non ti porta in una condizione di devastazione totale. A questo punto, piuttosto di perdere la propria pace e la propria figliolanza con Dio in quel rapporto di carità che ci lega innanzitutto a Dio, è meglio correre via, scappare. Chi continua, persevera nel male, lo si sopporta in un momento, un secondo, un terzo, 10 volte, un mese, un anno, poi alla fine bisogna prendere delle decisioni, perché dobbiamo salvare anche noi stessi. Specialmente se ci si trova in una comunità cristiana assente. Quindi sei da solo a combattere delle situazioni gigantesche. Poi sempre dal pulpito mi sento ripetere la solita solfa, il cristiano non deve fare delle cose grandiose, non fare delle cose grandiose, pensate per un momento, avere un ubriacone in casa, avere un drogato in casa, avere nel caso di prima un ammalato grave in casa, come può quella famiglia, quel marito, quella moglie, quel figlio sopportare da solo un peso di questo genere? Senza comunità cristiana non si risolve nulla, specialmente nei riguardi di coloro che peccano per fragilità, e dobbiamo noi forti sopportare le debolezze dei deboli, così dice Romani, portare i pesi gli uni degli altri. Guardate, sono passato su queste opere di misericordia che oggi vengono dimenticate o vengono ricordate soltanto così, ma non praticate, mai si ripropongono alla comunità cristiana. E anch'io adesso le ho affrontate in modo molto superficiale, ma ricordatevi che è il cuore della carità. Non possiamo parlare di carità, perché qui amore, amore, Dio è amore, bisogna amare. Che vuol dire amare? Queste sono le opere di misericordia, corporali e spirituali. Questo è amore. Non parliamo di amore generico, o Dio è amore, sì, Dio è amore, lo so, ma io devo coniugarmi nella prospettiva dell'amore divino, devo imitarlo, devo partecipare di questo amore, abbiamo detto, e la carità è partecipazione, e in questa partecipazione ho amo i miei fratelli, e non posso appellarmi alla privacy o altre bestialità del giorno d'oggi, che molto spesso vengono riproposte anche dagli stessi pastori, dalle stesse guide. Vediamo la prima obiezione, non rileggo la prima parte perché non finisco più. Qui si contesta il fatto che seppellire i morti sia un'opera di misericordia, ma per il fatto che il prossimo viene seppellito non gli si presta nessun soccorso, altrimenti non sarebbe vero quello che dice il Signore nel Vangelo: non temete coloro che uccidono il corpo e dopo di questo non possono fare altro. Ecco perché il Signore, nel ricordare le opere di misericordia, non fa menzione del seppellimento dei morti, perché in realtà il morto non ha più bisogno di noi, no? E quindi perché considerare opera di misericordia il seppellimento? Notate che si parla di seppellimento dei morti, non si parla di cremazione, e anche questo è un pensiero che non posso tacere. Silere non possum perché è una stupidaggine aver permesso la cremazione da nessuna parte, sia nell'Antico Testamento. C'è stato un caso dove c'è stata una cremazione, era stata una questione di guerra, poi le ossa sono state ricomposte, sono state sepolte. Sia nella traduzione giudaica, Antico Testamento, sia nel Nuovo Testamento, non si è mai parlato di cremazione. La cremazione è un'espressione tipica del mondo pagano, romano e greco. E oggi ormai si è adottata, e anche questo va bene. Comunque,
seppellire i morti, non cremare i morti. Perché seppellire i morti è un'opera di misericordia? Il defunto è interessato a ciò che si fa del suo corpo, sia per il ricordo. Abbiamo un posto, no? Dove, un luogo, pensate ai sepolcri. Foscolo non era un gran cristiano, probabilmente era ateo, eppure l'importanza del sepolcro, no? Quando parla di Parini, a Parini morto, era un prete, morto nella miseria, non è stata data neanche una sepoltura. Ecco allora che noi non possiamo neanche accostarci alla tua lapide per nutrirci dei tuoi pensieri. È l'affetto che lega questo legame straordinario, divino, dice Foscolo, che lega chi non c'è più a chi ancora vive in questo mondo. Ma non basta, il rispetto che si dà a questo corpo, che è stato il tempio dello Spirito Santo, che ha accolto il corpo di Cristo e che quindi nella sepoltura viene benedetto e viene incensato come se fosse una chiesa viva, è un mattone vivo, non è un mattone morto. Sia per l'affetto che egli aveva per il suo corpo mentre era in vita, al quale affetto deve conformarsi quello dei buoni dopo la sua morte. Ecco perché a detta di Sant'Agostino alcuni vengono elogiati per avere seppellito i morti, come Tobia e coloro che seppellirono il Signore. Lo troviamo, no? Tobia, Antico Testamento, e il Signore, Nuovo Testamento. Andiamo alla seconda obiezione. Ci sono molte altre necessità della vita umana, oltre a quelle indicate. Il cieco ha bisogno di guida, lo zoppo ha bisogno di sostegno, il povero di ricchezza. Sì, ma queste altre espressioni della debolezza umana vengono riassunte nel curare gli ammalati. Correggere chi sbaglia appartiene più alla severità che alla misericordia. Dunque, quest'atto non si deve numerare tra le elemosine spirituali. Come la severità? Per un cristiano, innanzitutto, è richiamare sulla retta via quella voluta dal Signore il fratello che si sta perdendo. La correzione dei peccatori, vista nell'intenzione di chi corregge per liberare un uomo dalla colpa, appartiene alla misericordia e all'affetto dell'amore secondo le parole della Scrittura. Attenzione, quanto è importante questo riferimento che noi cogliamo dai proverbi. Meglio le percosse di chi ti vuol bene che i falsi baci di chi ti odia. Oggi, guai toccare un bambino, sei violento perché gli hai dato uno schiaffo, sei denunciato per eccesso di correzione. I falsi baci di chi ti odia. Chi arriva alle forme di adulazione più sporche nei confronti dei giovani e li porta su una pista che è completamente contraria ad ogni spirito cristiano. Mi pare di ricordare Lucignolo e Pinocchio. Vi ricordate? Il paese dei balocchi, e sono diventati degli asini. Il Collodi fa diventare lentamente un burattino, lo fa diventare bambino, passando dall'esperienza dell'asinità. C'è stato il mio caro insegnante di filosofia che aveva scritto un libro opposto, cioè il percorso che molto spesso i ragazzi oggi intraprendono al contrario, cioè da bambini, da ragazzi, da uomini diventano dei burattini per i falsi baci di chi ti odia, ma più che odiare, di chi ti vuole strumentalizzare per i propri interessi, per i propri guadagni. Poi mi pare che ce ne sia ancora un'altra obiezione, ma l'ho sottolineata. L'elemosina è ordinata a soccorrere un difetto. Ora non c'è nessuno che per qualche cosa non abbia il difetto dell'ignoranza. Non l'ho sottolineata, ma fa lo stesso, lo sottolineiamo. Lo sottolineiamo adesso perché questo è anche importante. Dice, ma misericordia, perché?
un ignorante, lo lascio un ignorante, non è necessaria un'opera di misericordia. Ognuno quindi dovrebbe insegnare agli altri quel che sa lui. Dunque, qui c'è un gran pasticcio. Innanzitutto noi stiamo parlando di un'ignoranza nella fede, e l'ignoranza della fede è generalizzata oggi. Specialmente i cattolici, gli ortodossi non sanno niente di Bibbia, e le omelie sono di una superficialità vergognosa. Ed è evidente che nell'ignoranza non si possono produrre delle scelte adeguate. Perciò qui non stiamo parlando di una scienza qualsiasi, ma solo quella di ciò che uno dovrebbe sapere come cristiano. Abbiamo detto che se uno non si adegua in questa conoscenza vuol dire che è accidioso. Però se non c'è chi ha il dovere di insegnare che si adegua all'ignoranza del fedele, è il primo a esserne responsabile. E sovvenire con insegnamento a questo difetto costituisce un'elemosina. Tuttavia, in questo si devono osservare le debite circostanze di persona, di luogo, di tempo, come nelle altre azioni virtuose. Io vi ricordo un'altra esperienza, perché qui stiamo parlando di persona, di luogo e di tempo. Parlo di un ragazzino che frequentava, ma sono cose di 50 anni fa, 60 anni fa, che frequentava le scuole superiori e non andava molto bene. La mamma, credendo di far bene, anche dopo l'invito del parroco, un santuomo, che invitava i fedeli a andarlo a trovare in parrocchia, se avevano dei problemi, se dovevano confidargli qualcosa, ecco, la mamma di quel bimbo, di quel ragazzo, che non era più un bimbo, era un ragazzo con 15 anni, andò in parrocchia per far cosa? Allora i preti potevano molto, c'erano le parrocchie, c'era la Democrazia Cristiana, erano dentro nelle varie scuole per chiedere una raccomandazione. Quel sacerdote tergiversò, cercò di portare il discorso su altro argomento, ma non chiarì alla donna l'errore. E la strada che stava percorrendo, una strada che avrebbe nuociuto innanzitutto al proprio figlio. Ebbe però poi fece il grave errore dal pulpito di dire con particolare retorica che la casa parrocchiale non era il luogo delle raccomandazioni. Quel parroco aveva ragione al 100%, quella mamma aveva torto al 100%, però il parroco sbagliò il luogo e il tempo della correzione, perché quella donna gli fu per tutta la vita avversa e nemica. Capite quindi che anche nelle correzioni bisogna fare molta attenzione, in modo particolare con un rapporto personale, sebbene Paolo ci dica che dopo aver corretto chi sbaglia in modo evidente, bisogna presentarsi in due o tre a riprendere il peccatore e poi bisogna chiamarlo davanti all'assemblea degli anziani. C'è tutto un procedimento ben preciso, ma queste cose esistono ancora nella nostra comunità cristiana? A me non risulta, e non per altro che le comunità cristiane non esistono più, le chiese si spopolano, i seminari sono vuoti. Ricordatevi, le opere di misericordia sono gli atti reali, concreti, non a parole, amiamoci, ci vogliamo bene, eccetera, eccetera, su cui si costruisce una comunità cristiana. Passiamo all'articolo 3. Poi vedrò i tempi e vediamo come unire questi articoli.